Ex vice sindaco Marco Maerna, ecco, come giudica l'operato di questa amministrazione a quasi un anno dall'insediamento? Ma fare un'analisi completa sull'operato del sindaco di questa amministrazione diventa difficile e nello stesso tempo che facile perché non si notano ad oggi provvedimenti, iniziative concrete e ricadute dirette sui cittadini di Magenta. Basta andare sul sito del comune, verificare l'home page e si vede che sono tutti provvedimenti, magari anche condivisibili, ma sicuramente non provvedimenti che incidono sulla città, sulla sua struttura, sulla vita del cittadino. Da mi illumino di meno a convocazione di assemblee di partecipazione che possono essere anche condivisibili, ma non sono provvedimenti che un'amministrazione, un sindaco è chiamato a prendere quando amministra. Un conto è essere un circolo culturale, un circolo sociale, sportivo, un conto è essere sindaco, amministrazione di una città. Quindi il giudizio è estremamente negativo da questo punto di vista. Ci sono poi provvedimenti che sono stati presi, o meglio non presi, sul settore di cui mi sono occupato quando ero vice sindaco e assessore all'urbanistica, che sono estremamente confusi. Non si sono presi iniziative alternative, così come venivano vendute, spacciate quando il centro-sinistra era all'opposizione. Si è preso un generico provvedimento in consiglio comunale, tra l'altro firmato come dirigente dal comandante della polizia locale, perché il dirigente competente non è più a Magenta, legittimo però abbastanza anomalo per dare un indirizzo, una linea che, se è vero che lo deve dare la politica, deve essere poi tradotto da chi gestisce e coordina la struttura stessa dell'ufficio tecnico. È stato smembrato l'ufficio tecnico, non ci sono iniziative anche sui lavori pubblici, ha chiuso la Camera di Commercio, c'è una totale assenza di questa amministrazione. Mi spiace perché ho grande considerazione nel sindaco Marco Invernizzi e a fronte di una presentazione un anno fa di un certo tipo, devo dire che oggi prevale una vecchia politica, quella dei partiti, quella delle persone d'apparato, che in questo momento non sono in grado o non hanno dato e penso non sono in grado di dare risposte alla città di Marco Magenta. Maerna non risparmia critiche nemmeno alle opposizioni, accusate di non avere fatto praticamente nulla. Del resto anche l'opposizione viene notevolmente a mancare, il centrodestra Magenta è totalmente azzerato, in consiglio comunale non mi sembra ci siano dei grossi stimoli da parte dell'opposizione, al di là delle illustri colleghi che hanno così fatto la campagna elettorale per istituzioni superiore, tutto il resto mi sembra abbastanza insignificante. Mi auguro per Magenta innanzitutto che l'amministrazione decida, condivisibile o meno, ma torni e abbia voglia di decidere e che l'opposizione sia una vera opposizione da stimolo, perché solo così si può ritrovare una città viva che oggi non può essere considerata tale.